profumino che c'è di cioccolato, buonissimo, eh? Prof, ciao, ci Max, siamo, come ci stai? Siamo, ci sono, non perdiamo tempo, la lezione è finita perché inizia la vostra prova. Per questa prova avrete a disposizione le vostre boule con cioccolato temperato, esatto. Così rimaniamo in tema della giornata. Avete a disposizione dei fogli di acetato e le vostre, come si chiama, spatola gomito. La spatola. Per stendere appunto il cioccolato. Per stendere il cioccolato. Per spatolare il cioccolato. Per spatolare il cioccolato, preso appunti. Piero, però diamo un consiglio, un piccolino, però aiutiamo questi ragazzi. Allora, è molto importante, Max, spatolare il cioccolato appunto con la spatola a gomito e renderlo molto fine, perché nel momento in cui andiamo a sformare la decorazione dal foglio d'acetato deve rimanere fine e delicata. Avete a disposizione 5 minuti. 5 minuti sono molto pochi quando si parla del cioccolato, ma si sa, al cioccolato bisogna essere veloci. 5 minuti per fare questa prova, decorazione in cioccolato, cioè è abbastanza infattibile, sinceramente. Per me non è assolutamente facile. Il problema è che il cioccolato ha bisogno di più tempo per cristallizzare, quindi non penso proprio siano abbastanza. Il migliore avrà 3 punti, il secondo 2 e il terzo soltanto 1 punto. Troppo poco e viene un lavoro fatto male. Pronti? 3, 2, 1, via! La regola d'oro per ottenere una decorazione perfettamente brillante è stendere del cioccolato sul foglio d'acetato trasparente. A casa si può fare anche con carta da forno, ma il materiale ideale per dare lucentezza alla decorazione finale è il foglio d'acetato. Dobbiamo stendere il cioccolato in modo che non superi lo spessore di pochi millimetri. Nel giro di massimo un minuto il cioccolato deve asciugarsi. A questo punto può essere tagliato nella forma che più ci aggrada. Forza ragazzi, eh? Non vi voglio mettere pressione, ma abbiamo ancora 2 minuti. Piero, che forme ci aspettiamo? Mi aspetto delle decorazioni comunque che ci devono sorprendere, ma sarà importante sorprendermi con qualche forma particolare, Max. Ok ragazzi, spessore e forma, spessore e forma. Sei brava, 3 punti. Se sei brava, molti meno. Allora ragazzi, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sulle mani, sulle mani. Recuperate le creazioni dal frigorifero, ora aspetta al professore giudicare abilità tecnica e creatività. Solo a lui il compito di decidere chi è stato il migliore tra i 7 studenti nel creare le loro decorazioni di cioccolato. Dopo aver visto le prime decorazioni, il professore sembra abbastanza soddisfatto, anche se non tutti hanno ottenuto il risultato sperato. Non mancano infatti le delusioni di alcuni e il cercare giustificazioni. Io non avevo proprio capito che potevo aspettare un po' di tempo prima di smodellare il cioccolato. Poi mi si è messo il rosolino lì, 30 secondi, 10 secondi, l'ho staccato e è venuto fuori un disastro. Sono riuscita a sformare 2 decorazioni e basta in cioccolato, però non sono venute come volevo, come mi aspettavo. Sono riuscita a smodellare soltanto una decorazione perché le altre non si erano cristallizzate abbastanza, quindi male. Intanto complimenti ragazzi, siete stati bravissimi, non era facile superare questa prova in soli 5 minuti. E sai che cosa pensavo? Che questa prova mi è piaciuta. Lo vedo. Non so, ho provato un pochettino, tutti buonissimi. Tra un po' l'hai finito tutto. Vabbè, non parliamo di questi dettagli. Comunque Piero, adesso tocca a te dare a segnare dal primo al terzo posto. Partiamo dal primo. Allora, è stata una prova molto intensa da parte di tutti. Ho visto degli errori che possono essere migliorati sicuramente col passare del tempo, però ho visto tecnica da parte di tutti e questo è molto importante. Il vincitore è
Federica. Bravissima Federica. Secondo? Secondo o seconda? Francesca. Bravissimi. Bravissimi. Medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo, Anna. Brava Anarella. Guardando i banconi dei miei colleghi, penso che stavolta la meglio ce l'abbia io. Ho ottenuto 2 punti, sono davvero soddisfatta di questa prova, anche perché avevo paura del cioccolato, perché è abbastanza delicato. Ho steso il cioccolato sottilmente, quindi questo mi ha fatto guadagnare un punto. Complimenti ragazzi, è stato veramente difficile. E niente, io vi dico, me ne vado, alla prossima! E mentre la lezione va avanti, aggiorniamo la classifica. I 3 punti dati a Federica la portano insieme a Carlotta a tallonare il primo posto di Emilia.